Autonomia, la Toscana approva la richiesta di referendum, la proposta è stata votata dal Consiglio regionale a maggioranza. Eventi al via la 22esima edizione del Festival del Teatro Romano di Volterra, presentato il programma del festival dal vicepresidente del Consiglio regionale Casucci, dal consigliere regionale Diego Petrucci e dal sindaco di Volterra Giacomo Santi. Eventi, un tour all'isola d'Elba per la Si può fare band, presentato il progetto di musicoterapia nato 3 anni fa che si trasforma in un progetto artistico. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza con 23 voti favorevoli e 13 contrari la proposta per richiedere un referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e a norma della legge numero 352 del 1970 per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. L'Aula ha approvato le due proposte di deliberazione sottoscritte da capigruppo di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per chiederne l'abrogazione totale o parziale. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha detto che chiederemo ai cittadini del nostro paese di esprimersi perché noi vogliamo un'Italia che non lasci indietro nessuno. Sentiamo le sue parole. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro paese di esprimersi, perché noi vogliamo un'Italia che non lasci indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un paese del sud, di un'area interna, abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. E adesso il commento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. E devo dire che la strada del referendum abrogativo è quella più giusta, perché siano i cittadini a decidere se vogliamo, come il fronte progressista vuole, un'autonomia, un regionalismo equo e solidale che dia alle regioni competenze, ma competenze che si esercitino distribuendo bene, in modo equo, le risorse, e in modo che non vi siano squilibri fra nord, sud o all'interno delle stesse regioni, fra aree interne, grandi centri metropolitani. O invece si voglia un'autonomia che è chiamata differenziata. Peraltro nella Costituzione all'articolo 116 terzo comma non è mai citato il termine differenziata, che crea delle autarchie fra le 20 regioni, ovvero quello che si ha poi si rimette, e contemporaneamente quindi chi è più ricco sarà sempre più ricco, chi è più fragile ha bisogno poi di interventi forti dello Stato, perché il meccanismo della redistribuzione li porta a essere sempre più fragili. Sentiamo adesso il commento dei consiglieri regionali. Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica, piuttosto della sanità, e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Cosa c'è che non va in questa procedura? Non rispetta l'articolo 116, dove mi viene a dire, dove l'articolo 116, il terzo comma, prevede ulteriori forme di autonomia, quindi delle forme che sono un qualcosa di specifico, di limitato rispetto a quella che è l'autonomia delle regioni a statuto speciale, e per di più ti dice ulteriori forme e condizioni particolari, cioè legate a quelle che sono le specificità dei territori. E quindi di conseguenza sì, tutte queste materie, ma tu Stato, tu legge nazionale, mi devi prevedere i paletti, le regole per dare luogo a quello che ti dice il 116. Non io ti autorizzo a intervenire su tutte le materie della normativa complementare. Un dibattito in aula direi quasi interamente fatto dai consiglieri di opposizione,
un centro-sinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'Aula, o seppure ha timore che il Presidente Gianni possa tenere a sé una serie di materie come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni, o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata, che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale, che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio, e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamente a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del Presidente Gianni, che prima del Presidente Rossi e poi del Presidente Gianni, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla Regione Toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata, e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese come veneto, è utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centrodestra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre regioni con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui deve invece avere possibilità di accedere in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Se andiamo poi ad andare a analizzare col modo in cui è stata proposta l'autonomia differenziata e gli intenti che ci sono dietro, ecco, io credo che qualunque cittadino oggi dovrebbe farsi promotore di fermare quello che è veramente uno smembramento di un paese in un momento storico in cui invece c'è bisogno di unità. L'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani e qualora ci eleggeranno alla guida di questa regione, noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata. Ma lo faremo anche quando, siamo sicuri, il Presidente Gianni farà ancora un'ulteriore giravolta. Prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLAN, c'è stato questo cambio di posizione, chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD, e sicuramente il Presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere a autonomia differenziata su alcune maniere, e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Tanto c'è una valenza di natura politica, il centro-sinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana
e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione. Stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità, nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. Sì, noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fra l'altro non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa, della quale facciamo parte. Dall'altro, questa legge, che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo, va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premierato, che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo, vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento, che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Quindi da una parte, come dire, si spinge alla disgregazione, dall'altra si vuole creare il capo dei 20 staterelli che rischiamo di creare nel nostro paese. È stata la prima uscita in questa veste, in realtà eravamo già usciti settimana scorsa, dispiace farlo in un dibattito che è meramente propagandistico e che, ripeto, meritava un'altra occasione. Fratelli d'Italia a livello nazionale ha dato un contributo fondamentale nella revisione di questo testo, andando a salvaguardare l'unità nazionale, la coesione dei territori, la perequazione fra le regioni e anche, perché no, nessun gap di democraticità, in quanto il Parlamento e gli enti locali sono ben inseriti in un testo che, a quanto pare, molto probabilmente gli amici del PD non hanno letto. È stato presentato il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. Il programma della 22esima edizione, ricco e variegato di spettacoli, concerti, presentazioni di libri e incontri, ambientati in una cornice archeologica unica nel suo genere, è partito il 13 luglio e andrà avanti fino al 4 di agosto. Sono felice di poter presentare a livello regionale questo festival, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Sono molto soddisfatto di essere qui a questa bella iniziativa di presentazione del Festival Internazionale di Volterra, del Teatro di Volterra, che è stata promossa dal consigliere segretario Petrucci, che vede presente l'amministrazione comunale e la direzione artistica. Devo essere veramente obiettivo, si tratta di una delle iniziative che meglio rappresentano lo spirito di ICOM, International Council of Museums, l'associazione più rappresentativa dei musei, che volge a vedere i luoghi del passato, i musei, i teatri storici, come effettivamente con un contatto continuo con il pubblico, di farli rivivere, di rigenerarli. Ecco, questo è tutto quello che rappresenta ormai da 22 anni il Festival di Volterra, e lo rappresenta in 19 serate di danza, di teatro, ecco, veramente di musica, una gioia, uno spettacolo unico all'interno del Teatro Romano di Volterra. La rigenerazione è, a mio giudizio, la sfida più importante del nostro tempo, ha detto il consigliere regionale Diego Petrucci. C'è per che anche quest'anno si rinnova questa esperienza straordinaria
che è quella di far rivivere un monumento straordinario che è appunto il Teatro Romano di Volterra, facendo dentro teatro, quindi una sensazione bellissima. Io consiglio a tutti coloro che non sono mai stati di andare a Volterra, di andare al Teatro Romano di Volterra proprio durante le giornate del festival, perché penso veramente che sia un'esperienza unica che dà merito a chi da tanti anni, per 22 anni, fa vivere questo festival, portando Volterra al centro del mondo, quindi sicuramente un'occasione per visitare questo luogo meraviglioso. Il Consiglio regionale della Toscana vuole esserci per sostenere l'attività culturale, teatrale, per sostenere anche le realtà più periferiche, i borghi. Lo abbiamo fatto dando a Volterra il premio meritatissimo di Città Toscana della Cultura, lo facciamo anche in questa occasione con il 22esimo Festival del Teatro Internazionale, appunto del Teatro Romano Internazionale di Volterra. Quest'anno si celebra la 22esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. Il festival è un evento di grande valore, riconosciuto e apprezzato a livello mondiale, ha detto il sindaco di Volterra, Giacomo Santi. Allora, la 22esima edizione del Festival Internazionale del Teatro Romano è un appuntamento ormai consolidato nella cultura di Volterra, quindi il teatro, che non è solo teatro ma è anche prosa, che è poesia, che è presentazione di libri, un ricco calendario che si svolge in un luogo particolare di Volterra, che è appunto quello del Teatro Romano. E adesso il commento da parte del direttore artistico Simone Domenico Migliorini. Abbiamo avuto anche un'attenzione un po' a tutti i generi, a una multidisciplinarietà, no? Quindi abbiamo spettacoli di danza, di teatro danza, abbiamo spettacoli di musicali, tutti di buon profilo e di buon livello. In tutto sono 19 appuntamenti, di cui due presentazioni librarie, e abbiamo avuto anche ormai classico appuntamento con i premi Ombra della Sera. Abbiamo avuto un'attenzione anche quest'anno a una compagnia giovane che ha vinto numerosi premi a livello nazionale e abbiamo ritenuto di dovergli dare spazio con uno spettacolo che è inerente, insomma, al tema della nostra programmazione, che è Penelope, e sperando appunto che porti fortuna a questi giovani toscani che si sono cimentati in questa cosa. Poi abbiamo avuto anche attenzione al territorio, invitando artisti professionali di origine territoriale, come il Quartet String, un quartetto di violiniste, tutte donne, di cui una di origini volterrane, o il concerto di Marina Moulopoulos, che è una cantante pisana di origini greche, che ha un ensemble tutto territoriale, e così come La Riccia insieme a Petra Magoni e a due musicisti sempre del territorio. Quindi abbiamo cercato anche di mantenere. Poi abbiamo due produzioni, una di livello internazionale con un musicista francese e Lydia Maio, una soprano dell'Opéra di Parigi, e un Cattivi di Shakespeare, scritto per me da Luigi Lunari, che aprirà la stagione del festival. Alessandro Salvini, consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha sottolineato che questa 22esima edizione del festival porterà in scena i più alti livelli della cultura volterrana. La Fondazione Cassa Risparmio di Volterra, che mi onoro di rappresentare qui oggi in questa conferenza stampa, è qui presente perché è nella veste di supportare, come del resto è suo compito, tutte quelle che sono le attività, le persone, le associazioni e i valori del territorio volterrano. È importante oggi valorizzare un impegno che Simone Migliorini da oltre 20 anni mette nel portare avanti, siamo alla 22esima edizione, insomma,
nel portare avanti iniziative come questa che danno veramente un grande valore al teatro volterrano, al teatro romano di Volterra, che è un inestimabile valore storico, fa parte tra l'altro della rete dei teatri di pietra nazionali, quindi dalla Toscana alla Sicilia sono questi teatri che vanno valorizzati con iniziative come questa. Quindi è per noi un onore poter sostenere iniziative come quella di Stefano Migliorini, che porta avanti con un grande impegno, e questo grande impegno dà valore a tutto quanto è appunto il Volterra, non solo come città ma anche come cultura e arte. Il sogno diventa realtà. La Si Può Fare Band presenta il suo primo tour di concerti nelle piazze e lo fa partendo dall'Isola d'Elba, che accoglierà i divertenti, riflessivi e inclusivi concerti della band. 3 le date in agosto: Porto Azzurro, Marciana Marina e Capoliveri. La band, composta da persone con disabilità, musicisti ed educatori, ha saputo arrivare dritta al cuore della gente nelle numerose esibizioni di questi anni. Si tratta di un progetto bellissimo, perché questi ragazzi fanno bellissima musica e ci fanno divertire e ballare, ha detto il consigliere Marco Landi. Sì, è un progetto bellissimo perché questi ragazzi ci fanno sempre divertire, ascoltare buona musica, ballare, e sono veramente bravissimi, e quindi fanno un tour molto importante. Saranno anche il 14 di ottobre al G7 sulla disabilità, fortemente voluto dal ministro Locatelli, che ringraziamo oggi anche per il videomessaggio che ci ha mandato, anche per promuovere questi 3 giorni all'Isola d'Elba, Isola d'Elba che ha già dei progetti importanti anche con APS Elba, che è una organizzazione che fa tante cose, località Sassi Turchini a Porto Azzurro, con tantissime iniziative. Vorrei ringraziare anche l'ufficio stampa di questo progetto, che è Silvia Vancini, che ha voluto fortemente questa conferenza stampa e di cui sono veramente orgoglioso di esserne il promotore. Credo che quello che si sta facendo oggi sia qualcosa di importante, perché le istituzioni devono rappresentare questo mondo in maniera migliore. Credo che il ministro Locatelli alla disabilità stia portando avanti questa riforma così importante, che mette al centro la persona, anche abbinando quel progetto vita che deve dare importanza e sussistenza anche ai caregiver, anche ai familiari di persone che non devono essere più loro a cercare sponde, ma dobbiamo essere noi tutti insieme, perché solo insieme possiamo farlo, con le istituzioni, con le associazioni. Oggi abbiamo il Rotary di Brescia, abbiamo Sassi Turchini, abbiamo dei partner anche in questo progetto, quindi anche tutti coloro, anche i privati, anche gli sponsor privati, tutti insieme con le istituzioni possiamo riuscire a fare qualcosa di bello e qualcosa di importante, perché l'inclusività e anche il progetto vita, così come noi lo chiamiamo, è molto importante. Io credo che ci siano 3 date importanti che dobbiamo ricordare, che sono quelle del tour Si Può Fare Band all'Isola d'Elba, che sono domenica 4 agosto a Porto Azzurro, martedì 6 agosto a Marciana Marina e domenica 11 agosto a Capoliveri. 3 appuntamenti assolutamente da non perdere. Questo evento rappresenta un momento educativo e di convivialità per i nostri musicisti con disabilità, ha detto il presidente di Si Può Fare APS, Davide Zubani. È un progetto molto importante per noi, che nasce circa 3 anni fa dall'idea di una vacanza studio, che pian pianino è sempre andata in crescendo fino ad arrivare a portare il nostro operato sul territorio come prodotto artistico, ma anche come momento di convivialità ed educativo per i nostri musicisti con disabilità. Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché crediamo molto in questo progetto, ha detto Santina Puglisi, presidente del Rotary Club Brescia Verola, partner della Si Può Fare APS.
Noi abbiamo deciso come club del Brescia Verola di sostenerli, sostenere questi ragazzi e sostenere questa iniziativa perché crediamo molto, abbiamo conosciuto Davide un anno fa e abbiamo deciso appunto di sostenere questo suo progetto. Come Rotary noi abbiamo appunto far del bene nel mondo e aiutare appunto a essere inclusivi queste persone. Vedremo se riusciremo a includere anche altri Rotary perché nella nostra visione è non chiudere solo al nostro club di Verola Nuova, di Brescia Verola Nuova, scusate, ma di includere anche altri Rotary non solo sul bresciano, ma magari anche di tutta Italia, perché no?